E siamo alla pagina sportiva, parliamo di pallavolo maschile di A2, giorni decisive per la Basi Grafiche Geosat Lago Negro, il servizio di Ilaria Dionisi. Hanno ripreso gli allenamenti i ragazzi di Falabella dopo una breve pausa per ricaricarsi in vista della stretta finale della stagione. Sabato, infatti, i biancorossi lagonegresi saranno a Tricasa e nel Salento per affrontare l'Aurispa Alessano nella nona di ritorno, ultima della regular season. Una partita determinante per la pole salvezza. La Basi Grafiche Geosat Lago Negro ha 20 punti, ma per capire il proprio destino dovrà attendere domenica quando sarà stilata la nuova classifica. La fase 2 del campionato prevede due pool, le prime 5 si affronteranno per la promozione e le ultime 5 invece si contenderanno la permanenza. Il cammino verso la salvezza sarà lungo e prevede incontri tra le formazioni dei due gironi dell'A2, il blu e il bianco. Dopo un avvio di campionato non esaltante, la maggiore squadra lucana di pallavolo ha preso fiducia e ha regalato molte gioie ai suoi dirigenti e tecnici, ma soprattutto ai moltissimi tifosi che la seguono con entusiasmo e vera passione. Una bella realtà sportiva che non finisce di sorprendere.